amici e benvenuti nella mia cucina con le ricette segrete di Tami. Oggi andremo a preparare delle buonissime ciambelle di carnevale. Sono delle ciambelline fritte fatte con le patate e rimangono davvero molto soffici e leggeri. Io in realtà li ho già preparati e vi assicuro che sono una bontà davvero unica. Che dite? Andiamo a prepararle insieme? Andiamo! Andiamo a vedere tutti gli ingredienti. Vessiamo le patate. Impastiamo nella planetaria o manualmente. Inseriamo il gancio alla planetaria. Sciogliamo il lievito in 100 ml di acqua. Inseriamo in planetaria 500 g di farina 00 e il lievito sciolto nell'acqua. Iniziamo a impastare. Aggiungiamo un cucchiaio di zucchero semolato. Aggiungiamo la scorza grattugiata di un limone. Aggiungiamo 3 uova intere, una per volta. Aggiungiamo 125 g di burro a temperatura ambiente e lo aggiungeremo sempre poco per volta. A questo punto aggiungiamo 500 g di patate lessate e passate. E continuiamo ad impastare per altri 10 minuti. Quando l'impasto sarà pronto, trasferiamo in una ciotola, copriamo con pellicola e facciamo riposare in forno spento con luce accesa. Trascorso il tempo di riposo, riprendiamo l'impasto. Infariniamo la spianatoia e capovolgiamolo. Pieghiamo fino ad ottenere un rotolo. Tagliamo un pezzo per volta e iniziamo a formare i cordoncini. Lavoriamo sempre con la spanatoia infarinata, ma non troppo. Iniziamo a formare le nostre ciambelline della misura e grandezza desiderata. Riscaldiamo l'olio fino ad ottenere una temperatura di 180 gradi.
prepariamo lo zucchero semolato, però lo aggiungeremo gradualmente in modo che non si umidisca. Iniziamo a friggere. Appena si gonfieranno, giratevi e fate cuocere l'altra facciata. Facciamo asciugare su carta assorbente per circa 2 minuti. Quando sono ancora calde, passiamo le ciambelline nello zucchero. Ecco pronte le nostre ciambelline di carnevale. Vedete che meraviglia? Sono davvero una squisitezza. Grazie per aver seguito la mia ricetta. Un bacio dalla vostra Tami. Alla prossima!